Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa. Ebbene, consueta puntata di inizio settimana dedicata all'analisi di quello che è successo la domenica sui campi dalla Serie D fino alla promozione, quindi andremo ad analizzare i risultati più importanti, più curiosi, quelli che insomma hanno fatto discutere nel bene e nel male per quello che riguarda il calcio dilettantistico veneto. E come sempre quando insomma facciamo questo tipo di viaggio nel mondo dei nostri campionati dilettantistici ci accompagna Alberto Zamprogno, giornalista della Tribuna di Veneto Gol. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e salute ai telespettatori. Allora Alberto, abbiamo ritmi serrati oggi perché abbiamo tante cose da dire. Partiamo dalla Serie D. Qui mi soffermerei su due cose in particolare. Forse il campionato, per quello che riguarda la lotta al vertice, ha avuto quella svolta che ha rotto un po' l'equilibrio, perché l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina ha perso 2-1 in casa contro lo Spinea, l'Arzignano invece ha dilagato 5-1 contro il Cattolica. Questo vuol dire che oramai è fatta per l'Arzignano? Ma secondo me c'è ancora qualche possibilità che l'Union Clodiense possa reinserirsi. Ricordiamo, c'è lo scontro diretto all'ultima giornata. Quindi se l'Union Clodiense lo vincesse vorrebbe dire che per agganciare la vetta l'Arzignano dovrebbe perdere 4 punti nelle precedenti 5 partite, viste che ne mancano 6. E l'Arzignano nelle prossime avrà comunque degli incontri difficili, perché ha il Levico, che è una squadra che dei 39 punti raccolti 30 ne ha fatti in casa, quindi trasferta difficile. Poi San Martino Speme, però poi ha l'Arzignano contro l'Adriese, l'Est e il Campo d'Arsego, tutte squadre o in lotta per i play-off o per i play-out. Poi ovvio, l'Union Clodiense dovrebbe vincerle tutte, questo non so se riesca, però non lo darei chiuso. Quindi il campionato di Serie D che rimane aperto. Guardiamo adesso invece, mentre noi analizziamo la partita del Cartigliano, guardiamo anche gli highlights, i gol di una partita che è stata davvero pirotecnica. Insomma, Cartigliano in vantaggio, poi due errori arbitrali che hanno consegnato al Caldiero due volte il pallone sul dischetto, due calci di rigore, dubbi, perlomeno dubbi, insomma, che hanno scatenato non poche polemiche e proteste in casa biancazzurra. E poi il Cartigliano dilaga. Che partita è stata, Alberto? È una partita ricchissima di gol, soprattutto nel primo tempo, perché il risultato di 5-2 finale in realtà già all'intervallo era sul 4-2, appunto con dei sorpassi contro sorpassi, visto che con questi due rigori il Caldiero aveva rimontato l'iniziale 1-0. Per il Cartigliano, da segnalare la doppietta di Stevanic, che ha portato fortuna la sua presenza a Sport in Casa dell'altro giorno. Noi lo diciamo sempre, chi viene a Sport in Casa poi la domenica segna. Ecco, il Cartigliano che è tornato, diciamo, a vincere sul campo dopo 9 partite, se escludiamo quella vinta a tavolino col San Martino Speme. Non è la prima volta che ne segna 5, era già successo nel 5-0 con la Dolomiti Bellunesi, che sarà proprio il prossimo avversario, tra l'altro con un nuovo allenatore, perché il periodo di crisi dell'ultimo periodo appunto ha portato alle dimissioni di Renato Lauria. Al suo posto è stato promosso Alessandro Ferro, che allenava gli allievi, quindi il nuovo allenatore per la Dolomiti, che ha anche sollevato dall'incarico il DS Marco Conte. La gestione sportiva passa nelle mani di Simone Bertagno. Anche novità anche per quello che riguarda la panchina del Charlins Muzane. Sì, anche qui altra squadra che era partita con determinate ambizioni e che in realtà sta rischiando addirittura di farsi risucchiare nella zona play-out. Dopo il passo falso di Montebelluna si è interrotto il rapporto con Massimiliano Moras. Al suo posto c'è il vice Niki Pradolini, quindi anche qui il nuovo allenatore alla Charlins Muzane. E adesso ci spostiamo in eccellenza, perché qui ci sono tante cose da dire. Allora, partiamo dai risultati dell'eccellenza girone A. Li vediamo insieme velocemente. Vincono sia il Villafranca che il Montecchio che il Vigasio, quindi insomma le squadre di testa rispondono presente. Analizziamo un attimo la sconfitta dello Schio contro il Garda 2-1, insomma una sconfitta che, Alberto, è costata la panchina all'allenatore dello Schio.
Sì, perché appunto notizia di ieri, si è chiuso il rapporto con Michele Baldi ed è stato, diciamo, promosso, comunque la squadra è stata affidata al preparatore atletico Iari Finozzi, che di fatto è il quarto allenatore stagionale, perché Baldi era arrivato in ottobre, ma in precedenza c'erano già stati in questa stagione Manlio Giaraffa e Moreno Visentin. È stata una sconfitta pesante perché in uno scontro diretto, anche se va detto che delle ultime cinque tutte hanno perso, tranne appunto il Garda che ha vinto. Guardiamo un attimo la classifica del girone A di eccellenza, perché Alberto vorrei che tu ci aiutassi a fare un po' chiarezza per quello che riguarda la parte bassa, quindi la zona play-out, insomma il calcio schio lo vediamo a quota 18 punti, quali sono le speranze, le prospettive, insomma cosa prevedi per questi play-out? Beh, lo Schio chiuderà contro il Montorio, che è una squadra di metà classifica senza particolari ambizioni, e poi all'ultima avrà il Nuzzecane, che è penultimo. Sembrerebbe lo Schio indirizzato a disputare il play-out, che ad oggi sarebbe contro il Colonia. Non so se riesca a raggiungere il quintultimo posto, perché forse da quintultimi ci si salva, visto il distacco che c'è dalla penultima. Allo stesso tempo lo Schio deve stare attento a non scivolare in penultima posizione, che vorrebbe dire lì essere lui a rischiare di retrocedere senza il play-out. Però io penso che almeno 3 punti li farà nelle prossime 2 partite di campionato, penso che andrà a fare il play-out. Il play-out probabilmente con il Colonia, insomma, ma è ancora tutto da decidere in questo rush finale del campionato. Noi proseguiamo con sempre il campionato di eccellenza, ci spostiamo nel girone B e vediamo i risultati. Risultati anche qui importanti, perché? Perché il Giorgione batte 3-1 il Camisano in una partita tutt'altro che facile. L'Arcella la spunta in trasferta 1-0 sul campo della Godigese. Torna alla vittoria il San Giorgio in Bosco 2-1 contro il Pozzonovo, ma Alberto, io partirei dall'ultima partita che vedete in questa tabella. United, Borgorico Campetra, Bassano 4-2, il Bassano vinceva 2-0. Raccontaci un po' di questa partita e, insomma, facciamo una piccola analisi a questo punto sulla corsa al secondo posto. Era uno scontro diretto, importantissimo, tra due squadre che puntano al secondo posto. È vero, il Bassano vinceva 2-0, ma negli ultimi 30 minuti è proprio crollato, perdendo appunto 4-2, complice una tripletta del bomber Edoardo Cappella. E questo è un risultato che forse mette veramente la parola fine alle speranze del Bassano, anche se domani alle 18.45 il Bassano recupererà il secondo tempo contro la Godigese, partendo però dal risultato di 1-0 per i trevigiani. Quindi anche vincendo quella partita è molto complicata per il Bassano. Scusa, riuscire... Alberto, vediamo un attimo la classifica, così mentre parli. Sì. Vediamo anche la classifica del girone B di eccellenza. Ecco qui il Bassano ha 40 punti, come dicevi, insomma, anche vincendo, ribaltando, diciamo, il punteggio contro la Godigese, il Bassano andrebbe a 43. Mancano veramente pochissime partite alla fine. Raccontaci come valuti questa corsa al secondo posto, quali sono, insomma, le percentuali? Penso siano estremamente basse per il Bassano, perché anche all'ultima giornata ci sarà United Borgorico Campetra contro Arcella, e se non sbaglio nel prossimo turno lo United affronterà il Pozzonovo, che è una squadra assolutamente tranquilla. Quindi io penso che il Bassano, anche vincendo le ultime 2 partite, perché ne mancano 2, anzi 3 per il Bassano, compreso appunto il recupero di domani, penso che non riesca ad arrivare a secondo, perché le altre non penso riescano a rallentare così tanto. Quindi è un affare tra Arcella e United Borgorico Campetra, mentre il Giorgione ha bisogno di un punto per essere primo, perché a parità di punti al primo posto, altrimenti serve lo spareggio in campo neutro. Ricordiamo che l'Arcella ha avuto indietro il punto di penalizzazione, gli è stato annullato, e questo fa la differenza. Assolutamente. Allora, adesso ultimi 2 minuti per parlare del campionato di promozione. Questa volta, in genere partiamo dal girone B, questa volta io partirei dal girone D,
perché giornata importante con l'Euro Cassola che vince 4-0 sul Campigo, torna alla vittoria la squadra di mister Marco Fabian, il Favaro pareggia, rallenta, a questo punto come vedi la lotta per il primo posto? E sappiamo che l'Unione Euro Cassola ci ha abituati un po' a degli alti e bassi, però penso che questa sia la fuga decisiva. Adesso sono 9 punti di vantaggio sul Favaro, che però sabato recupera contro il Dolo, quindi potrebbero diventare 6, e l'ultima giornata c'è lo scontro diretto Favaro-Unione Euro Cassola. Però insomma il Favaro che ha pareggiato è stato raggiunto al secondo posto dall'Unione Cadoneghe, che è la prossima avversaria al rientro dalla sosta del Favaro, quindi insomma potrebbe perdere punti la vice capolista, mentre appunto l'Unione Euro Cassola è tornata a vincere dopo due partite senza gol, battendo il Campigo che non vince dalla gara di andata, è una squadra proprio in crisi il Campigo. E invece il girone B di promozione, anche qui continua il testa a testa in vetta. Sì, anche se l'Unione La Rocca Altavilla ha vinto 3-2 con il Chiambo proprio nei minuti finali e in rimonta, però si mantiene il distacco di 3 punti rispetto alla Marosticense, che anch'essa ha vinto battendo 3-1 il Sitland Riverill. La Rocca Altavilla sabato a Borgorico gioca la finale di Coppa contro il 90 Piave. La Marosticense, io continuo a ripeterlo, deve difendere anche il dato che è la seconda con più punti tra i 5 gironi di campionato. Questo potrebbe, attenzione, a fine stagione essere anche un viatico per un ripescaggio in eccellenza. Assolutamente. E allora, io ringrazio Alberto Zamprogno, sempre preciso e puntuale come sempre nella sua analisi. Grazie Alberto, ci ritroveremo dopo Pasqua, insomma, per parlare appunto degli ultimi minuti di campionato in attesa poi dei playoff, dei playout, poi avremo il calciomercato, quindi insomma sicuramente non ci perderemo di vista. Grazie Alberto. Grazie Alex, un saluto ai telespettatori. E io saluto anch'io tutto il nostro pubblico che sempre più numeroso ci segue. Appuntamento a domani sera, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie.